Sara protesta anche per il futuro di suo figlio, che ha portato con sé sulle spalle alla manifestazione. Non è rimasto molto tempo per intraprendere azioni serie per salvare il pianeta dall'aumento delle temperature, dice, mentre attorno a lei gli attivisti con megafoni e striscioni esprimono la loro delusione per un vertice, quello di Glasgow, che è stato secondo loro solo spettacolo. Intanto, a poche centinaia di metri, i rappresentanti dei vari paesi lavorano proprio per non chiudere la COP26 con un nulla di fatto e per arrivare a una dichiarazione finale che possa dare uno slancio alla lotta contro i cambiamenti climatici. Ma i nodi da sbrogliare sono ancora troppi. La dichiarazione finale difficilmente arriverà stasera, più probabile nel fine settimana, e al momento c'è solo una bozza, la seconda. Nel testo rimangono gli impegni per mantenere la temperatura al di sotto degli 1,5 gradi, per ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45% entro il 2030 e arrivare a zero emissioni di CO2 attorno alla metà del secolo. Restano anche l'invito a eliminare gradualmente l'energia a carbone e lo stop ai sussidi per i combustibili fossili. Sparisce la previsione di un incontro di aggiornamento sulla riduzione delle emissioni entro la fine del 2022, inserito nella prima bozza. L'inviato degli Stati Uniti per il clima, Kerry, crede fermamente che vada preservato l'obiettivo di 1,5 gradi e si è detto ottimista circa il raggiungimento di un accordo. Per nulla soddisfatta invece Greenpeace, secondo cui la bozza offre scappatoie ai paesi già molto inquinanti. Anche il The Guardian fa notare come il linguaggio della seconda bozza sia molto più soft e meno perentorio della prima. Un accordo non all'altezza per alcuni economisti, o semplicemente un bla bla bla.